L'organico delle forze di polizia fermo alla tabella del 1989, ormai decimato dai trasferimenti nei commissariati, anch'essi in crisi di organici e dal blocco del turnover. E crisi nel comparto sicurezza, i sindacati di polizia lanciano l'allarme dopo l'escalation di rapine e furti, consegnando una lettera sulle condizioni operative delle forze dell'ordine nel Brindisino direttamente al presidente della Camera dei Deputati, Gianfranco Fini. Il messaggio è simile a quelli che partono ogni giorno dal personale di tante questure italiane. Le forze dell'ordine sono allo stremo, lo ribadiscono nella lettera SIULP, SAP e SILP di Brindisi e di rispettivi segretari Domenico Conte, Francesco Puglia e Marcello Capodieci, condensando in 5 pagine una foto della situazione in cui si parla di un forte allarme sociale che l'intera comunità sta vivendo per i quotidiani episodi criminosi fatti di omicidi, rapine cruente, sequestri di intere famiglie a scopo di rapina, estorsioni, gravi atti intimidatori e dinamitardi perpetrati anche a danno di colleghi in servizio nei commissariati decentrati. Risulta così difficile operare in crisi di organici per fronteggiare le nuove emergenze criminose, con mezzi sempre più scarsi alle prese con tensioni continue del Caraci e di Restinco. Con il flusso di agenti giovani fermo da tempo, ciò malgrado i tre maggiori sindacati ribadiscono la fiducia nelle misure che potrà assumere il Viminale, ma chiedono a Fini di farsi portatore nelle sedi istituzionali anche del caso Brindisi.